in mente un giornale per i giovani, fatto dai giovani, e quindi non ho in mente io. Ho in mente delle linee guida che esporrò a chi ne farà parte, però lo dovranno fare loro il giornale. Però è un giornale che non deve andare solo per i giovani e quindi deve essere forzatamente generalista. Un giornale generalista ha tutte le notizie, innanzitutto ha tutte le notizie più importanti al loro posto. Poi c'è anche le altre, la differenza la fanno le altre cose, ma deve avere l'ambizione di un giornale che sia leggibile per tutti. Beh, io in realtà spero di creare un'idea di giornale che possa dar luogo alla possibilità che ci sia una garanzia dalla raccolta pubblicitaria, che permetta quindi di attenuare l'esborso iniziale. Certo che all'inizio bisognerà sborsare, perché il costo industriale di un praticante annuo è superiore ai 20.000 euro e i praticanti saranno tanti. Voglio essere sicuro di poter fare bene, perché dopo tutte le aspettative che si sono create sarebbe un suicidio invece dare vita a una creatura giornalistica gracile. Quanto spazio ai praticanti, quanto ai redattori ordinari sotto i 30 mesi? Beh, questo non è una battaglia, non è che cioè, non faccio il direttore del personale. No, certo, però per capire le proporzioni più o meno. No, ma saranno essenzialmente praticanti. Essenzialmente praticanti, quando parlo di collaboratori mai parlo di, dovevo parlare più propriamente di corrispondenti. Ok, e poi ha detto che ci sarà una componente di giornalisti più anziani che lavoreranno volontariamente e che coordineranno la redazione. Ha già in mente qualche nome? Sì, certo. Ce lo può fare? No, certo che no. Accetterà anche non giornalisti? Tipo praticanti, si parla molto di blog. Io accetterò soprattutto non giornalisti, cioè nel senso di persone che non sono ancora giornalisti, soprattutto, cioè non mi interessa di nemmeno fare... praticanti? I praticanti cos'è? I praticanti li faccio tutti. I praticanti sono tutti, cioè non è che posso avere in redazione delle persone che non sono a regola col contratto. In questo progetto c'è un ruolo da editore, ma non per forza da direttore? No, per forza non da direttore, perché io sono articolo 1, contratto a tempo indeterminato, ruolo direttore responsabile del TG La 7, editore Urbano Cairo. Quindi posso avere una deroga, ma non avrebbe senso un giornale, dopo tutte le cose che ho detto, che ha bisogno di una levatrice di 63 anni. È rimasto stupito dal giro che ha avuto il suo post su Facebook e quello che si è creato intorno? Un po' sì, un po' no. Un po', beh, certo è stato superiore a ogni aspettativa, perché non c'è persona che io conosca in qualsiasi ramo della vita italiana che non me ne chieda conto, e devo dire la verità, è stato molto forte. Però è anche vero che so benissimo qual è la situazione. Non mi aspettavo che non arrivassero curriculum, mi aspettavo che arrivassero a decine di migliaia e ne arriveranno a decine di migliaia. Direttore, voi siete tutti giornalisti. Io però faccio giornalista a 38 anni e il direttore da 27. Io so che mettere insieme una redazione vuol dire comporre un mix. Non è che devono essere 20 persone tutte uguali o 30 persone tutte uguali. Devono essere un mix. E quel mix ce l'ho in mente, ma lo voglio anche costruire a seconda delle professionalità nuove che trovo, no? È inutile adesso tracciare 30 identikit, non avrebbe senso.